pomi d'ottone e manici di scopa. Che faccia gli affari? Ma chi è nessuno? Signora? Signora? Mannaggia. C'è nessuno in casa? Margaret? Signora? Margaret? Ma chi è Margaret? È lei Margaret? Sei sicuro? Ma che ne avete? È lei? Sì. Ammazza, pare un uomo. È terribile. C'ha pure la parrucca. Pure. Guarda Deo. Signora Margaret? Oh, questa non rinviene. E allora? Tocca fargli la respirazione bocca a bocca. Oh, io no, eh? E che io, eh? Enrico Montesano e Carlo Verdone sono i due carabinieri. Martedì 20:30, Rai 2. Vi ricordo che dopo il TG2 Pegaso, la serata di Rai 2 proseguirà con la terza puntata di un programma dedicato alle musiche di Mozart, che andrà in onda in stereofonia nelle zone raggiunte da questo servizio. In chiusura di serata trasmetteremo il telefilm Segreti della serie Jackie e Mike. Buon proseguimento di serata. Y10. Piace alla gente che piace. Are you lonesome tonight? Do you miss me? Are you sorry? Campari's fantasy. Doco, il miglior amico del cane. Doco, 25 anni di esperienza. Amedeo Minghi in concerto. Oltre 800.000 spettatori hanno applaudito questo spettacolo che adesso è un disco. Amedeo Minghi in concerto. Su dischi, cassette, compact disc, Phonit, eccetera. Avete poco tempo per approfittare delle grandi offerte Citroën. Ancora per poco potete avere AX con uno sconto minimo di 700.000 lire. Ancora per pochi giorni sconti fino a 2 milioni su Citroën BX. Volate a informarvi dai concessionari Citroën! L'offerta vale solo fino al 31 gennaio. Il nostro è un reportage su uomini e fatti del nostro tempo con radici nel passato. Continuano le grandi inchieste di Rai 2 realizzate dalle firme più prestigiose del giornalismo di oggi. Massimo Caprara è l'autorevole guida di un viaggio nel passato, nell'attuale travaglio e nel futuro del Partito Comunista Italiano. Un'inchiesta che si concluderà nel momento in cui l'imminente congresso del PC deciderà cosa sarà la cosa. Cos'era il PC? Cosa sarà la cosa?
martedì alle 22:15 su Rai 2. Buonasera, il sesto giorno di guerra nel Golfo, oltre notizie di bombardamenti da parte della forza multinazionale su Iraq e Kuwait occupato e i tentativi di risposta iracheni, peraltro neutralizzati con il lancio di Scud della notte scorsa sull'Arabia Saudita e anche questa sera, ci ha portato le prime immagini dei militari caduti nelle mani dell'esercito di Saddam Hussein. Tra questi il capitano italiano Maurizio Cocciolone, che è apparso come molti altri sugli schermi della TV di Baghdad. Molte parole dei piloti appaiono rispondere ai disegni propagandistici del regime iracheno. Intanto non si hanno ancora notizie certe del maggiore Bellini, comandante del Tornado, sul quale era navigatore Cocciolone, che risulta ancora disperso. Il generale Stelio Nardini, intervistato nella nostra edizione delle 19:45, si è detto ottimista sulla sorte di Bellini. Tutte le voci sono in questa direzione, nella direzione che noi speriamo sia quella giusta. Questa mattina Radio Baghdad ha annunciato che i prigionieri caduti nelle loro mani già da ieri sera sono stati condotti in luoghi considerati obiettivi strategici ed economici, una scelta, se confermata, che costituirebbe una grave violazione della Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra. Il presidente americano Bush ha telefonato oggi al presidente del Consiglio Andreotti. In un colloquio durato 30 minuti, Bush si è informato della sorte dei nostri due piloti e ha ribadito la richiesta fatta all'Iraq di rispettare la Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra. Inoltre, il presidente Bush ha confermato al nostro presidente del Consiglio che l'operazione Tempesta nel deserto è finalizzata esclusivamente alla rigida applicazione delle risoluzioni dell'ONU e si è detto favorevole, dopo la liberazione del Kuwait, a ricercare una soluzione per le questioni palestinese e libanese. Il ministro degli esteri De Michelis ha riferito oggi alle commissioni difesa ed esteri della Camera. De Michelis ha escluso allo stato dei fatti un allargamento del conflitto, soddisfazione per l'atteggiamento prudente di Israele, qualche preoccupazione invece per i rischi di coinvolgimento della Turchia, ricordando le ulteriori iniziative negoziali avanzate in particolare da Unione Sovietica, Jugoslavia e India. De Michelis ha sottolineato che bisogna anche guardare al di là del conflitto, gettando già da ora le basi per la futura convivenza con il mondo arabo. Infine il ministro ha annunciato una forte protesta del governo italiano contro la minaccia irachena di usare i prigionieri di guerra come scudi umani. Dopo la relazione De Michelis, i presidenti delle commissioni difesa ed esteri, Piccoli e Costa, hanno espresso piena solidarietà ai militari italiani impegnati nel Golfo. La dichiarazione è stata sottoscritta dalla stragrande maggioranza dei gruppi politici. Si sono dissociati i Verdi e Democroletari, dissociazione giudicata gravissima dal portavoce socialista Ugo Intini. A Baghdad si trovano ancora 4 cittadini italiani. Fanno parte di un gruppo di pacifisti che in questi mesi si sono avvicendati in Iraq per sostenere la necessità di una soluzione diplomatica della crisi del Golfo. Sono Mario Boccia di Roma, Maurizio Torti di Napoli, Omar Suleiman, palestinese ma cittadino italiano dal 77, ed Edelweiss Joklik, anche lei cittadina italiana. Il loro visto d'uscita dipendeva dall'Associazione Irachena per l'amicizia tra i popoli, che è stata sciolta però subito dopo l'inizio della guerra. Secondo notizie non confermate, le autorità irachene potrebbero farli uscire dall'Iraq via terra attraverso il deserto. Questa sera un allarme aereo è scattato in Arabia Saudita, ma dopo qualche minuto le sirene hanno cessato di suonare. Il Pentagono poco fa ha fatto sapere che un missile Scud lanciato dall'Iraq era finito in mare. Due attentati questa sera ad Istanbul. Un commando si è introdotto nella sede della NATO. Dopo aver neutralizzato gli agenti di guardia, è riuscito a piazzare 8 ordigni, di cui solo 3 sono però esplosi. Ingenti danni, ma nessuna vittima. Sempre questa sera ad Istanbul una bomba esplosa nei locali di una società di trasporti americana. Anche in questo caso molti danni, ma nessuna vittima. A rivendicare i due attentati è stata un'organizzazione di estrema sinistra. Partite oggi da Genova le navi militari Vesuvio e Grecale. La Vesuvio raggiungerà le acque del Golfo e darà il cambio alla Stromboli, che ha compiti di rifornimento. La Grecale invece fa rotta verso le basi NATO della Turchia. Intanto, nei prossimi giorni, rientrerà nel porto di Taranto la nave Orsa, che ha svolto per 5 mesi operazioni prima nel Golfo Persico e poi a largo di Mogadiscio, in soccorso della comunità italiana coinvolta nella guerra civile in Somalia.
I neonazisti tedeschi sono pronti a partire come volontari per il Golfo per combattere al fianco di Saddam Hussein. Lo ha dichiarato questa sera in un'intervista radiofonica il loro leader Mikhail Kunin. È sempre drammatica la situazione nelle repubbliche sovietiche del Baltico. Nelle scorse settimane i paracadutisti sovietici avevano represso nel sangue le manifestazioni in Lituania. Ieri notte sono intervenuti anche in Lettonia. Gravissimo il bilancio della repressione, 5 morti e 10 feriti. A Mogadiscio, in Somalia, sarebbe stato raggiunto un accordo per il cessate il fuoco tra il presidente Siad Barre e i ribelli antigovernativi. Ne ha dato notizia a Radio Mogadiscio, captata dalla BBC. A Napoli, questa sera, due uomini armati sono stati uccisi da un allievo di pubblica sicurezza. Il giovane agente, che era in compagnia della fidanzata, era stato circondato da quattro uomini che intendevano rapinarlo. Tra questi, anche i due uccisi. Era l'ultima notizia del nostro notiziario. Adesso la linea a TG2 Pegaso, fatti e opinioni. Lorenzo Foschini.